una delle cose che mi è venuto fuori è le modalità diverse di fare gruppo. È una delle cose che mi è venuta in mente questa volta. Perché è una delle cose molto importanti di questo viaggio, il creare un senso di gruppo. E nel primo anno ho avuto un bellissimo commento, l'altra, quando ho fatto la presentazione a Bergamo, c'era uno che ha seguito il primo anno, io avevo fatto un ritmo sui nomi con i viaggiatori e lei ha detto che quel ritmo lì ha creato un senso di gruppo. E ho pensato oggi invece, quando eravamo giù alla prima parte della tappa di stamattina, a guardare i santuari, una cosa condivisa che non era una cosa nostra, perché nel viaggio c'è sempre questo insieme di personaggi molto vari, ognuno porta delle esperienze particolari, di ricchezze diverse, però racconta, è anche parte del viaggio questa cosa qui, di raccontare di se stesso. Invece stamattina di essere tutti insieme a guardare i cappelli, le cappellette della la Madonna dei Soccorsi, del Sacro Monte, secondo me è stato un modo diverso di fare gruppo, perché non è una cosa del viaggio, non di noi, eppure è stata un'emozione grossa condivisa da tutti. Era molto bello e molto interessante queste cose perché per esempio ieri nella discesa ci siamo persi, c'è stato proprio quasi singoli duetti, non si è proprio perso il senso di gruppo ieri mattina. E quindi era molto interessante vedere ritrovare il senso di gruppo stamattina, all'inizio della salita.